Allora, ragazzi, all'istituto non interessano soltanto le condizioni di Loris, ma anche qual è il suo habitat, quali sono i suoi amici, le persone che frequenta, le sue abitudini. Come se fosse una normale famiglia. Ma lei crede ancora alle favole? Da quanto tempo è che non entra in una di quelle famiglie normali, come le chiama lei? Rispondi al tuo amico. Su. Ogni 15 giorni e per 6 mesi di fila io verrò qui. E se alla fine di questi incontri, di prassi, la musica non sarà cambiata, il bambino te lo togliamo, chiaro? E ora per cortesia, una firma qui. Bravo. Grazie. Beh, andiamo, dai. Posso farti una domanda? Vai. Questo assomiglia a un cuore. Se lo fai meglio, sì. No, E si capisce anche che ho paura? questo no. Ma perché di cosa hai paura? I sogni servono a frantumare le paure. Che significa frantumare? Frantumare è rompere. Allora, no. Come? E allora che significa? Non lo sa. No, dai, dimmelo tu. Servono a fare in modo che quelle paure non ci arrivino mai. Forse a questo serve. Sì, non ho paura di niente. Soltanto le stelle, quelle vere, intelaiavano una notte così stranamente uguale alle altre. Che significa intelaiavano? Significa. Intelaiavano, significa. Significa. Non lo sai? Sì che lo so, lo so. E allora? Ma perché mi devi interrompere? Lo so. Allora, lasciami finire di raccontarti la storia e dopo ti rispondo, va bene? Va bene. Oh. Allora, si chiedeva se ne fosse davvero valsa la pena di aspettare tutto quel tempo. Ci sentì la musica nel ventre ed anche il più irragionevole dei trambusti dell'aria divenne improvvisamente melodia. Ne venne fuori una canzone bellissima, con Johnny che attento ascoltava, senza tralasciare niente, ogni singola nota. Penso che le ali, quelle non le possedeva per volare insieme ad essa, insieme a tutta quella collezione di inspiegabili sensazioni provocate dal niente. Pensò però che gli sarebbe piaciuto tantissimo far parte di quell'orchestra così bizzarramente organizzata. Mi piacciono gli uomini. Lo so che è una di quelle cose che non si dicono ogni giorno. Non è la normalità. Però prima o poi avrei dovuto dirvelo. E ve l'ho detto. Avevi ragione tu. Una volta me l'ha detto senza pensarci. Le persone sono come le nuvole. Vanno, vengono, a volte ritornano. E poi, senza guardarmi, ha continuato. Arrivederci, Loris. Da quella volta lì non l'ho più incontrato.
Oh. Believe it.